Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di mele e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, mascarpone, mele, uova, zucchero, vanillina, burro morbido e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le mele che abbiamo precedentemente sbucciato e tolto il torsolo. E le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 4. Andiamo a mettere da parte le mele. Senza lavare il boccale, lo riposizioniamo. Versiamo le uova e lo zucchero. Posizioniamo la farfalla e facciamo montare le uova per 6 minuti a velocità 3,5. Se per venire in maniera più comoda potete posizionare la farfalla prima di inserire gli ingredienti. Facciamo partire il bimby, 3,5. Le uova sono ben montate, adesso aggiungiamo la vanillina. E la farina. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 170 gradi. Riuniamo un po' sul fondo la farina. Aggiungiamo il burro. E il mascarpone. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3,5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per altri 30 secondi a velocità 3. A questo punto rimuoviamo la farfalla. Dopo aver rimosso la farfalla, riposizioniamo il boccale, aggiungiamo le mele e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno e imburriamo i bordi con lo staccante per teglie.
Adesso inforneremo a forno preriscaldato in modalità statica a 170 gradi per 35-40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Torta mele e mascarpone. Andiamo a impiattare. Grazie e alla prossima ricetta.